un progetto mensa unico in Italia, quello pensato dall'azienda per il diritto agli studi universitari di Teramo all'interno dell'Ateneo Teramano. Unico perché coniugherà qualità del servizio e delle materie prime e rispetterà l'inclusione sociale. È proprio quest'ultimo aspetto che rende speciale l'iniziativa. Accanto agli operatori della cooperativa che gestirà la ristorazione, ci saranno gli studenti che collaboreranno grazie alle borse lavoro e 3 detenuti del carcere di Castrogno. Un progetto concreto di inclusione, finalmente. Sì, l'inclusione sociale è una sfida vinta, è stata complessa perché il bando di gara che abbiamo predisposto era un bando abbastanza stretto, erano 8 le società, le cooperative di tipo B che hanno dichiarato l'interesse e poi alla fine solamente la Blue Line ha formalizzato l'offerta. L'offerta era molto stretta e finalizzava su 3 elementi principali, uno dell'inclusione sociale e quindi abbiamo poi preso i contatti con il direttore del carcere che sarà presente appunto a questa inaugurazione per iniziare l'inclusione sociale dei carcerati del Castrogno. Il progetto dell'Azu di Teramo prevede inoltre la realizzazione di una mensa destinata alle persone meno abbienti all'interno di un locale messo a disposizione dal comune dove lavoreranno tra gli altri anche studenti volontari. Di cosa si occupa la vostra cooperativa e chi siete? Allora, noi siamo una cooperativa sociale che si occupa di inserimento di persone svantaggiate, cioè quelle persone che da sole non riescono a trovare opportunità lavorative perché hanno delle situazioni particolari che possono andare da un handicap fisico ad uno mentale oppure possono aver avuto un percorso difficile di vita come il detenuto, come il tossicodipendente o l'alcolizzato. Noi ormai sono 10 anni che lavoriamo in questo settore e lavoriamo un po' in tutto l'Abruzzo facendo servizi, facciamo delle mense, manutenzioni, monitoraggio e tutoraggio e principalmente il nostro obiettivo è quello di aiutare delle persone ad avere una formazione idonea perché il mondo profit poi gli dia delle opportunità lavorative. Infine è giusto ricordare lo straordinario lavoro di ristorazione compiuto dall'Azu di Teramo durante questa settimana di emergenza legata al maltempo e al terremoto. 600 pasti al giorno per i volontari del soccorso e per gli universitari.